Abbiamo visto un po' d'Italia e un po' di Francia, ma adesso vi facciamo vedere un luogo in cui i diritti o i salari non sono argomento di discussione. A San Lauro, frazione di 15, provincia di Avellino, il 26 maggio scorso, mentre si votava per le elezioni amministrative, due clan di Camorra si affrontavano sulla strada, guidati e composti da donne. Tre di loro sono morte, due sono ancora gravissime in ospedale. Ruben Oliva, il nostro giornalista, verrà aggredito durante i funerali. Che cosa c'entra questa storia con la sinistra, che è il tema della nostra trasmissione? C'entra, perché qui, tanti anni fa, un sogno di sinistra fu di riportare la legalità. C'era un professore che lavorava a Milano e tornò apposta al paese. Questo signore si chiama Bruno Donnarumma, è il preside della scuola dei 15, nonché ex vice sindaco comunista di questa città, diventata famosa per la camorra. E che impressione ti ha fatto? Perché lì stai in una scuola di congedo e lui ha fatto il vice sindaco, poi adesso il preside. Che situazione c'è? Lui tenta di minimizzare, giustamente, perché ha dei ragazzi che vanno fino dai 6 ai 13 anni, però si respira un clima di tensione. La scuola è in centro al paese, di fronte all'unico bar di 15, la casa e dei Cava. Sia i Cava che i infatti, e a questa scuola qua vanno sia i figli del clan Cava, sia i figli del clan Graziano, in guerra da più di 30 anni. L'assurdo che mi raccontava è che 3 anni fa, alla fine del corso, due ragazzine, Clarissa del clan dei Cava e un'altra ragazzina della stessa età del clan dei Graziano, sono salite sul palco a cantare una canzone, gente, bellissima gente di questa città, in un clima di normalità. Pochi giorni fa una di queste due ragazzine era in macchina ed è morta sotto i colpi di quest'altra ragazzina De Graziano che sparava. Ma adesso lui, per esempio, cosa pensa? Che si possa ripetere qualcosa? C'è qualcuno che ha delle idee su cosa fare? Lui è un uomo rassegnato. E lui dice: io continuo a militare, continuo a militare, si è chiuso nell'insegnamento, si è chiuso all'interno della scuola. E lui continua a dire: abbiamo fallito, e che i suoi figli andranno a seminare altrove, ovvero che in questo momento qua emigreranno. A 15 in questo momento qua non c'è più, sentono che non ci sono più speranze. Noi a 15 purtroppo siamo ridotti ad essere i comunisti. Siamo, le nostre mogli sono le mogli dei comunisti, i figli sono i figli dei comunisti e così via. E vedete, non è che onestamente, insomma, questo nel profondo mi fa pure piacere, insomma, perché evidentemente abbiamo conservato in un mondo dove tutto cambia, insomma, dove i valori non hanno più senso, noi almeno abbiamo questa dignità e questa certezza di trovarci ancora su certe posizioni, questo è importante, e le teniamo. Eravamo 70, 80, 100, siamo rimasti 80, 90, 100, magari i figli nostri magari andranno a seminare fuori quello che abbiamo educato. Quello che mi pesa è che non abbiamo potuto cambiare il paese. Io facevo il preside a Milano e poi ho avuto il distacco subito dopo l'elezione. Avrei potuto fare il preside pure in Alto Adige. Ricordo sempre con piacere quello che mi diceva negli anni 70 la preside della mia scuola media di Brunico, che mi pregava, ero il vicepreside lì, mi invitava a restare lì a non andarmene perché avrei fatto il preside lì, diceva lei. Io le dissi solo una volta, disse: preside, io se dovrò fare il preside, preferisco farlo al mio paese per dare un contributo. Questo paese ha soltanto 40 km di Napoli, sembra fuori dal mondo, invece è vicino a un grande centro d'Italia. Ha vissuto una piccola primavera, un grande sogno. Nell'85, diciamo così, rientrano in paese questo comunista che faceva il vicepreside a Milano,
altri militanti del suo partito, fa un'alleanza storica con i democristiani, vincono le elezioni comunali per la prima volta contro le liste della Camorra, perché le liste sono dei Graziano, dei Cava, ovvero questi qua sono i proprietari del paese in tutti i sensi. Vincono queste elezioni per solo 40 voti però, e due anni dopo devono abbandonare il municipio per le pressioni della Camorra di fronte al piano regolatore, che, o sea, i camorristi dicono: vabbè, vi lasciamo governare, giocare a governare fino a che iniziano gli interessi. Nel momento in cui iniziano questi interessi qua, devono dimettersi. Ma noi nel 85 eravamo più giovani, più entusiasti, e veramente dobbiamo oggi magari col senno di poi ammettere pure qualche piccolo errore nostro di immaturità politica, perché noi dopo due anni di esperienza, noi del PC ci siamo dimessi. Oggi forse non ci saremmo dimessi, avremmo continuato, perché non si vincono le battaglie abbandonando il campo. I democratici di sinistra di 15, ossia, come si comportano, come la pensano rispetto alla Camorra, infatti? Ma vedete, insomma, la pensano tutti più o meno come la penso io, che è un fenomeno che ormai si è radicato in forma endemica nel territorio, senza un intervento, io dico, un po' più forte anche dello Stato, e senza il contributo magari delle istituzioni tutte, è difficile sradicare, insomma. Mi auguro che si sia arrivato, diciamo, all'espressione massima. Va bene, mi auguro che chi ha buon senso, se è rimasto buon senso ancora in questa gente, insomma, lo metta a frutto e si fermi una buona volta. E allora mi auguro che ci sia, sto dicendo troppe volte mi auguro. Questo è il momento in cui inizia la polizia a preparare le misure di sicurezza intorno al cimitero di Mazzara. Questo qua è il vicequestore Fuopolo con i suoi uomini, c'era molto nervosismo, la vara sta arrivando, e in questo momento la Napoli. Si stanno proprio controllando che non siano delle bombe, cecchini, niente, perché ci sono stati attentati con dei cecchini, dei morti con dei cecchini in questo posto qua. Questo qua è il posto in cui sarà sepolta Michelina Cava, ricordo che è la sorella del boss. Ecco qua che arriva la bara. Già in questo momento qua si iniziano a sentire delle urla strazianti. Questi che portano la bara e quelli dietro sono gli appartenenti di spicco in libertà del clan dei Cava. C'è molto dolore, c'è molta rabbia. Per esempio potevano entrare dentro la chiesa, avevano l'autorizzazione, ma preferiscono rimanere fuori. Fanno questa omelia funebre fuori e si vedono tutti questi qua, sono tutti i parenti dei Cava. Quello che sta riprendendo. Cristo pietà. Pietà. Signore pietà. Qua si sente il primo urlo di dolore, e lì capisco che sta per succedere qui. Non si sa contro chi scoppierà questa rabbia qua, stanno sopportando malamente la polizia presente, infatti qua io inizio ad allontanarmi dalla zona, per raggiungere un posto in alto, perché per raggiungerlo c'è stata una scala, no? Protetta praticamente la polizia. In questo momento qua giustamente mi segnalano, partono i primi in 5 e iniziano a colpirmi. La macchina va in pezzi subito e già sono su di me. Qua inizia una corsa sui lati del cimitero che dura quasi 20 minuti e la polizia è completamente superata da questa situazione, da questa realtà.